Al termine di un lungo ciclo industriale che ha caratterizzato l'Italia del secondo dopoguerra, la figura di Adriano Olivetti emerga non solo come una figura di imprenditore illuminato, ma come una figura di imprenditore necessario. Cioè la sua predicazione sulla qualità del lavoro, quindi sul rispetto dell'individuo che lavora, sulla sua non massificazione, ma sulla capacità di valorizzarlo invece come persona, la necessità di un luogo di lavoro qualificato, la necessità di un ambiente urbano e territoriale qualificato, sono tutte questioni che, tralasciate completamente dalle politiche, diciamo, economiche e culturali che hanno prevalso, diciamo, negli ultimi 5-6 decenni, oggi si rivelano necessarie.